È già da un po' di tempo che sento l'esigenza irrefrenabile di ringraziare un uomo per tutto ciò che sta facendo, per l'Italia e per gli italiani. E oggi ho deciso finalmente di farlo. Voglio ringraziare Giorgio Napolitano per la grande opera che sta portando avanti da molti anni. E infatti ho deciso di spedire questa lettera al Presidente, la spedirò, ma voglio leggerla prima personalmente, perché non sono sicuro che il nostro Presidente ne avrà il tempo. Allora, caro Presidente, voglio ringraziarla per aver contribuito a portare circa il 30% degli italiani a rischio di povertà. Voglio ringraziarla per continuare a predicare sacrifici, ma lei si aumenta lo stipendio di 8.000 euro al mese. Quindi voglio ringraziarla per la sua coerenza e per il nobile esempio di cui si fa portatore. Voglio ringraziarla per vivere da nababbo in quel magnifico palazzo del Quirinale, pagato da noi italiani con i frutti del nostro lavoro, avendo a disposizione lei migliaia di dipendenti, per poi tradire gli italiani svendendo la nostra nazione a poteri sovranazionali di cui bene conosciamo gli scopi. Voglio ringraziarla per aver messo a capo del governo, attraverso un colpo di Stato, quel Mario Monti, noto massone, appartenente a società segrete e a soldo di poteri bancari, che ci sta letteralmente affamando. Voglio ringraziarla per aver permesso che tanti italiani fossero derubati, ridotti alla disperazione e al suicidio attraverso leggi incostituzionali e una truffa colossale di cui mai lei si è degnato di parlare. Voglio ringraziarla per aver permesso e tollerato che un mostro giuridico come Equitalia, palesemente incostituzionale, tormenti, umili e derubi milioni di italiani dei frutti del proprio lavoro, spingendo molti di noi addirittura al suicidio. Voglio ringraziarla per aver permesso che una signora appartenente al mondo bancario, tale Fornero, diventasse ministro e che poi con saccezza, supponenza, arroganza e superbia, indossando anche abiti da moralista, non si sa bene a che titolo, umiliasse con insulti milioni di giovani e migliaia di lavoratori. Voglio ringraziarla per permettere che ogni giorno vengano irrorate nei nostri cieli sostanze che ci avvelenano e non solo, e che tali operazioni vengono addirittura pagate con i soldi delle tasse che noi versiamo. Caro Presidente, pare che ogni giorno di irrorazione lo Stato paghi 19 milioni di euro per avvelenarci, appunto. Voglio ringraziarla per essere un fervido e tenace sostenitore della svendita della nostra sovranità a privati. L'Europa politica non esiste, caro Presidente. Voglio ringraziarla per aver permesso la svendita del patrimonio industriale di questa nostra nazione, impoverendo così l'Italia e indebolendola anche strategicamente con la falsa motivazione di un debito pubblico truffa e tra l'altro diabolicamente creato per essere inestinguibile. Voglio ringraziarla per aver taciuto a noi italiani la firma di trattati che ci sottraggono libertà e sovranità, arrivando addirittura a permettere l'istituzione di una polizia europea da scagliare contro il nostro popolo nel caso osi ribellarsi alle truffe e alle ingiustizie di cui ormai è consapevole. Voglio ringraziarla per essere complice dello smantellamento dello Stato ad ogni livello, per lo smantellamento della scuola e dell'istruzione e tra poco anche della sanità. Voglio ringraziarla per aver permesso, se non ispirato, in qualità di capo del Consiglio Superiore della Magistratura, che questo Paese sprofondasse nella illegalità e che un cittadino fosse impotente di fronte ai soprusi e alle violenze subite dallo Stato stesso. Voglio ringraziarla per aver ripetutamente calpestato la Costituzione della nostra Italia e voglio ringraziarla poi per il sostegno a quel disegno che prevede l'accentramento del potere in poche mani in danno delle autonomie locali. Voglio ringraziarla per la distanza che avvertiamo tra le sue dichiarazioni colme di frasi e parole generiche e retoriche che nulla ci dicono e la realtà che ogni giorno noi dobbiamo affrontare. Voglio ringraziarla
anche infatti per non capire i problemi della gente e per aver messo un muro alto chilometri tra lei, che vive in un mondo dorato da noi pagato, e il popolo italiano. Voglio anche ringraziarla per essersi reso complice del futuro rubato alle nuove generazioni. Voglio poi, Presidente, ringraziarla per la risposta che mi darà quando avrà letto personalmente la mia lettera, quando avrà letto che io, semplice cittadino di questa Italia, le comunico che lei non è il mio Presidente, che lei non mi rappresenta, che non voglio essere rappresentato da un uomo che calpesta la Costituzione e quindi i nostri diritti e che ha svenduto il nostro paese, il nostro presente e il nostro futuro al sistema bancario internazionale ed ha quindi tradito ripetutamente la fiducia dei suoi connazionali. Voglio ringraziarla, infatti, per la sua opera a favore del nuovo ordine mondiale, caro Presidente. Voglio ringraziarla per non aver avuto problemi di coscienza nello svendere il nostro paese e noi, suoi connazionali, a questi poteri sovranazionali. Voglio ringraziarla per aver permesso e tollerato che noi italiani fossimo dipinti come un popolo di evasori, permettendone finanche la spettacolarizzazione di questa falsità. Voglio ringraziarla per aver alimentato l'odio sociale e messo gli italiani l'uno contro l'altro. Voglio ringraziarla per aver appoggiato e sostenuto tutti quei cittadini che lottano anche in sede giudiziale contro l'usura bancaria. Lei ci ha dato un appoggio incredibile, caro Presidente. Voglio ringraziarla per aver informato noi italiani che circa il 50% delle tasse che paghiamo, spesso indebitandoci e sottraendole a spese di prima necessità per le nostre famiglie, vanno a pagare un debito artificiosamente creato, quindi una vera e propria truffa che conosciamo col nome di signoraggio bancario o moneta debito. Voglio infine ringraziarla per aver accelerato l'iter delle denunce presentate alle autorità competenti da tanti cittadini che accusano lei di attentato alla Costituzione e altri gravi reati da lei commessi in danno del popolo italiano. Voglio, per chiudere, ringraziarla anche per aver firmato tutte le tasse e tutti i tagli che hanno messo in ginocchio la nostra nazione e i nostri cittadini. Voglio poi, appunto, giustamente, giusto per chiudere, caro Presidente, ringraziarla per avermi offerto un modello di comportamento a cui non fare riferimento, a cui non fare mai riferimento. Voglio inoltre ringraziarla per avermi dato l'opportunità di fare qualcosa per il mio paese. Firmato Elia Menta.